annoio, ma annoio, ma annoio. La TV in mano dei vecchi del cazzo. Voglio star fresh e buttare quel telecomando. Tra metto in play. Ospiti splendidi. Cultura, approfondimenti. Sì, 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 French, ma sono i beni. Uno tsunami per aria di amore. Podcast del cactus. Podcast del cactus. Podcast del cactus. Ascolta podcast del cactus. Podcast del cactus. I am an extraterrestrial from the planet Vulcan. Salve a tutti e benvenuti al podcast del cactus. Io sono Benny, ragazzi. E come potete ben vedere, oggi manca alla mia destra il buon Sonny. Destra o sinistra, perché nel video poi verrà a speculare, quindi non so bene, probabilmente questa per voi sarà la sinistra. Ma comunque, ragazzi, oggi ci troviamo nella casa di nonna Rosa. Profilo Instagram in descrizione. Non siamo quindi nella sezione live studio, ma siamo nella sezione live extra, in cui ci saranno location inedite come appunto la roulotte del cactus, che però è parcheggiata nella Cactus Mansion. Ma andiamo al video di oggi. Oggi vi voglio parlare di una saga che amo tantissimo, Ritorno al futuro, diretto da Robert Zemeckis, prodotto da Steven Spielberg. Infatti questo è un film che comunque fa respirare anni 80 da tutti i suoi pori, e in più è anche molto spielbergiano come film, anzi l'intero progetto, l'intera saga lo è. Non a caso lo stesso Spielberg è sempre stato presente, anche se non direttamente, per dare i suoi consigli. Questo è un film, ragazzi, che rappresenta gli anni 80 come nessun altro. Siamo nel 1985 e tutto era bellissimo. Infatti non ero neanche nato. Ma comunque, allora ragazzi, oggi parleremo però della trama di Ritorno al Futuro. Perché, sebbene io lo reputi un film godibilissimo e anche perfetto, tra virgolette, mi vorrei accodare alle parole di James Gunn, che ha appunto detto in un tweet di recente che Ritorno al Futuro effettivamente ha dei difetti. Ma non per questo non è un film perfetto. Nel senso, io non lo reputo un film perfetto, ovviamente, però sicuramente ha tutto ciò che serve alla narrazione per tenerti incollato allo schermo. Ha quella sorta di capacità di farti stare lì a fremere e a desiderare di poter aiutare in qualche modo i protagonisti a fare qualcosa per risolvere la situazione disastrosa presente in tutti e tre i film, effettivamente. Quindi se già questo riesce a farlo un film, è sicuramente meritevole di attenzione particolare. In più, Ritorno al Futuro comunque è un progetto che deve essere studiato nelle accademie di cinema, perché comunque ha rappresentato un punto fermo. Esiste un prima Ritorno al Futuro ed esiste un dopo Ritorno al Futuro. Da quel momento in poi tutto è cambiato, ragazzi, non è così casuale la cosa. Quindi ragazzi, se non l'avete mai visto, male, recuperatelo, e però cercate sempre di guardarlo per quello che è, ossia non un film di fantascienza tout court, ma un film che cerca di dare delle spiegazioni logiche ai suoi perché, ma non è neanche quello il suo obiettivo principale, perché l'obiettivo principale di questo film è assolutamente l'intrattenimento. E sembra una cosa banale, però se ci fate caso, in questa pellicola sono presenti dei momenti comici, delle situazioni, delle gag che si ripetono da film in film, proprio per fare questa sorta di omaggio al film precedente. Quindi già solamente questo aspetto ti fa cadere quella, diciamo, magia, quella credibilità che ti potrebbe dare un normale film di fantascienza, no? Come può essere un Interstellar. Qui invece abbiamo un film che non si prende mai sul serio, mai.
ed è questa la sua salvezza. Quindi andiamo ad analizzare adesso gli errori presenti in questa pellicola. Prima di questo facciamo una piccola premessa. Ritorno al futuro si basa su una teoria dei viaggi nel tempo che diverge molto da quella che è seguita ultimamente dalle iterazioni cinematografiche e televisive degli ultimi anni. Mi riferisco appunto alla teoria del loop. Ritorno al futuro non sposa questa teoria, ma sposa la teoria dei multimondi, degli universi paralleli, chiamatela come volete, o delle linee, delle linee temporali alternative, parallele. Questa è la teoria di Ritorno al futuro. La teoria del loop invece si basa su questo cerchio, ossia anche se tu vai indietro nel tempo a cercare di cambiare gli eventi per far sì che questi abbiano un'influenza nel futuro, in realtà tu non stai facendo niente, stai semplicemente far sì che gli eventi si verifichino comunque, perché il tuo viaggio nel tempo è già inserito nella timeline principale e quindi di fatto il tuo non è un viaggio nel tempo per cambiare il passato, per cambiare, scusami, il presente, ma è un viaggio nel tempo che è già inserito nel loop. Quindi qualsiasi cosa tu faccia per cambiare il passato in realtà è già avvenuto, quel cambiamento è già registrato, è già avvenuto. Quindi, ragazzi, stiamo parlando di Il prigioniero di Azkaban, quindi Harry Potter, stiamo parlando di Game of Thrones, perché la parentesi di Hodor si basa su questo loop, o anche, non so, Terminator, stiamo parlando di Dark, stiamo parlando di Lost, stiamo parlando di tutti quei prodotti che hanno deciso di sposare questa teoria che per molti potrebbe effettivamente essere, diciamo, quella più giusta a livello scientifico. Ma Ritorno al futuro prende tutt'altra strada. Infatti, nel primo film vediamo che Marty McFly, il protagonista, torna indietro nel 1955 e per una serie di motivi, una serie di situazioni, cambia il suo presente, cioè il 1985. Questo cambiamento in realtà è un cambiamento benefico, perché se i suoi genitori nel suo presente che ha sempre conosciuto erano sfigati, non erano delle persone sveglissime, avendo viaggiato nel tempo fa sì che la sua partecipazione nell'innamoramento dei suoi genitori crea un suo presente alternativo migliore in cui i suoi genitori sono persone affermate, intelligenti e colte. E quindi tutto perfetto. Nel secondo film, in realtà a partire dal secondo film, che è stato tra l'altro girato insieme al terzo, quindi per farvi capire anche la strada che hanno preso, che diverge sostanzialmente da quella del primo film, vediamo in realtà un altro approccio al viaggio nel tempo, perché è vero che i loro avvenimenti nel 2015, che è il futuro in cui si recano Marty, la sua fidanzata Jennifer e il dottor Brown, in realtà vanno a modificare poi un evento futuro che noi verifichiamo attraverso i giornali di Doc che si è portato appresso dal futuro ancora più remoto, ma vediamo anche che il, diciamo, cattivo dell'intera saga, il villain, l'antagonista, cioè Biff vecchio, recandosi dal 2015 al 1985, crea questa sorta di 1985 alternativo, avendo portato al se stesso del passato, addirittura del 1955, l'almanacco sportivo che gli ha permesso di diventare ricco. Il Donald Trump di Il Valle, chiamiamolo così. Ora, dove sta l'errore, ragazzi? L'errore sta nel fatto che se noi ci basiamo su questo concetto, cioè che gli eventi che noi andiamo a modificare in una certa linea temporale vanno a influenzare il futuro, allora, nel momento in cui semplicemente Doc preleva alla fine di Ritorno al futuro parte 1 e all'inizio di Ritorno al futuro parte 2 Marty e Jennifer da quel presente e li porta nel futuro, solamente questo avvenimento dovrebbe cambiare il 2015. In che senso?
cos'è che noi non dovremmo vedere nel 2015? Ovviamente i loro alter ego del futuro. Perché se loro sono stati sottratti dal 1985, è chiaro che loro mancheranno per tutti questi 30 anni, perché hanno fatto un balzo in avanti velocissimo fino al 2015. E quindi non dovrebbero esistere i loro alter ego anziani, vecchi. Chiaro? Quindi già solamente questo è un errore. Non dovrebbero esserci i figli di Marti. Non dovrebbe esserci la casa di Marti. Non dovrebbe esserci niente di tutto questo. Perché Ritorno al Futuro, fin dal primo film, ci ha insegnato che quando noi andiamo indietro nel tempo e facciamo qualcosa che cambi la realtà in cui ci troviamo in quel momento, automaticamente andiamo a creare un futuro alternativo. Che giustificazione si può dare a questo errore logico? Possiamo giustificarlo in questo modo, ossia che il futuro, il 2015, in cui si recano Marty e Doc e Jennifer all'inizio del secondo film, in realtà è il futuro di Doc soltanto. E quindi è come se Doc avesse impostato le coordinate spazio-temporali non per un futuro 2015 in cui Marty e Jennifer a un certo punto sono scomparsi, ma il suo futuro, in cui chiaramente Marty e Jennifer hanno avuto figli, si sono sposati e hanno fatto tutto quello che sappiamo. Quindi lo possiamo giustificare in questo modo, anche se è incoerente con tutto quello che abbiamo visto prima e tutto quello che vedremo dopo. Quindi è una giustificazione, secondo me, che fa un po' buchi da tutte le parti. Quindi noi sappiamo che tutto il secondo film, almeno la parentesi del futuro, è sbagliata, ragazzi. Purtroppo è sbagliata. Noi non dovremmo vedere Marty e Jennifer e i loro figli da adulti. Non dovremmo vederli, perché loro sono scomparsi dalla linea del tempo facendo un balzo rapidissimo dal 1985 al 2015 grazie alla macchina del tempo di Doc. Quindi ragazzi, questo è il primo errore. Andiamo al secondo errore. Il secondo errore si basa sul fatto che l'intero intreccio narrativo del terzo film è quello per cui Marty e Doc, bloccati nel Far West, devono cercare un modo per portare la DeLorean alle famose 88 miglia orarie per andare appunto in viaggio nel tempo. Questo perché la tanica di benzina della DeLorean portata dal Marty del 1985, che si è dovuto recare dopo il secondo film nel 1955 per impedire a Biff, anziano, di consegnare al suo alter ego giovane l'almanacco sportivo che lo porterà a diventare il Donald Trump di Hill Valley, chiaramente trova qui una lacuna. E a che cosa mi riferisco? Alla fine del secondo film, infatti, noi vediamo che Doc, con la sua DeLorean volante, si trova in mezzo alla tempesta di fulmini che colpirà uno dei fulmini, tra l'altro il campanile, che farà sì che il Marty del primo film vada nel suo presente. Ora, cosa accade alla fine di questo film? Doc a un certo punto viene colpito dal fulmine e, visto che il suo dispositivo di calendarizzazione era guasto, viene spedito nel Far West, cioè nel 1885. E allora, che cosa accade successivamente dopo questa scena in cui vediamo la DeLorean che scompare con la tempesta di fulmini? Vediamo Marty sotto la pioggia, incredulo, che non sa cosa fare.
finché a un certo punto arriva una macchina. Scende un tizio con un impermeabile e un ombrello, tutto arruciato, come si suol dire qui a Palermo, cioè bagnato, fradicio, e consegna un plico a Marty. E lì lui rimane incredulo, perché il dipendente di questo ufficio postale, che tra l'altro è famosissimo in America, che è stato creato addirittura 100 anni prima, quindi diciamo ha senso che esista ancora in quella linea temporale, consegna appunto questo plico vecchio di 30 anni. E che cosa dice questo tizio a Marty? Noi abbiamo custodito nei nostri archivi questo plico contenente un'informazione, cioè consegnare a un ragazzo che diciamo aveva le tue caratteristiche, si riferisce chiaramente a Marty, in questo momento, in questo luogo esatto. E infatti c'è la gag in cui lui dice: abbiamo scommesso e io ho perso, perché nessuno credeva che in quel momento, dopo 30 anni, ci sarebbe stato qualcuno a reclamare questo plico. E invece là si fa trovare Marty. Chi è che è stato a consegnare questo plico? Che per una questione logica non dovrebbe esserci, no? Perché quello è un Marty che non dovrebbe esistere in quella linea temporale, no? È ovviamente il Doc del Far West, che essendo stato spedito erroneamente nel Far West, appunto, sta cercando di comunicare con Marty e con il suo alter ego presente attualmente nel 1955. Ora, cosa c'è scritto in questo plico? Marty, io sto bene, sto vivendo una vita serena qui nel Far West, era il mio sogno da sempre. Infatti in una scena anche dei film precedenti Doc ha sempre detto che la sua epoca preferita era appunto il Far West, quindi perfetto. Qui ci sono tutte le istruzioni da dare al mio alter ego giovane del 1955, che ti permetteranno di riparare la DeLorean che io ho seppellito, che io sto seppellendo adesso nel mio Far West del mio tempo attuale, in questa miniera abbandonata per 30 anni. E quindi loro, chiaramente, Marty e il giovane Doc, dovranno aggiustare questa DeLorean per far sì che poi lo stesso Marty possa tornare nel suo presente nel 1985. Tutto perfetto. Dove sta il problema? Che nel momento in cui si recano in questo cimitero in cui è seppellita la DeLorean, trovano la tomba di Doc. La tomba di Doc, che è morto una settimana o circa, diciamo, 7 giorni o qualcosa del genere, dal momento in cui scrisse quella lettera. E allora il piano, il nuovo piano di Marty e del Doc del 1955 è quello di spedire Marty nel passato, cioè nel Far West, recuperare Doc dicendogli: vedi che tra una settimana morirai, e riportare tutti nel presente 1985. Piano perfetto. Ora, cosa accade? Come vi dicevo, tutto l'inghippo narrativo si basa sul fatto che Marty e Doc non riescono più a tornare dal Far West al presente, proprio perché si rompe, si buca la tanica di benzina, e cadendo tutta la benzina la DeLorean non può raggiungere gli 88 miglia orari, e quindi là c'è tutta quella scena del treno, eccetera eccetera. Ma qui abbiamo l'errore logico. Siete pronti, ragazzi? Perché adesso starò per darvi una botta fortissima che vi farà cadere completamente questo film, che io amo, ricordiamo questo, ragazzi, io amo l'intera trilogia. Ma dobbiamo fare questa analisi, ragazzi, perché analizzare e andare a sviscerare tutti questi punti, secondo me, è il bello di amare qualcosa, anche trovare i difetti e amarli lo stesso. Ragazzi, nel Far West, nel 1885, noi non abbiamo soltanto la DeLorean presente e portata dal 1955 da Marty, che è quella che verrà bucata
dalla freccia degli indiani nella prima scena in cui lui arriva nel Far West. Ma abbiamo anche, tenetevi pronti ragazzi, ed è scontatissimo, la DeLorean che Doc ha seppellito nella miniera. E che è la stessa macchina, effettivamente, che è arrivata. E allora voi direste, vabbè, ma non poteva toglierla da lì, perché sennò avrebbe impedito al Marty, presente nel 1955, e al Doc del 1955, di ripararla e arrivare lì a recuperarla. Quindi si sarebbe creato un'inesattezza nel loop. E in realtà no, ragazzi, perché avrebbero potuto fare una cosa semplicissima, ossia dissotterrare la DeLorean con cui è arrivato Doc dopo la tempesta di fulmini, prelevare la benzina, riparare la tanica bucata della DeLorean che ha portato Marty, riseppellire la DeLorean con cui è arrivato Doc dopo la tempesta di fulmini e andare con la DeLorean ricaricata di benzina nel loro presente. E quindi tutto Ritorno al Futuro parte 3 non avrebbe avuto motivo di esistere. Questo è quanto, ragazzi. Ragazzi, purtroppo l'errore esiste, gli errori esistono, almeno questi due. Ce ne sarebbe un altro, ma che io in qualche modo riesco a giustificare sempre per quel discorso che vi dicevo, no? Dell'umorismo, del fatto che la fantascienza di Ritorno al Futuro non si deve prendere troppo sul serio. E probabilmente questa è la chiave di lettura anche in questo aspetto, però fa storcere il naso, ecco. E quindi, ragazzi, questi sono gli errori di Ritorno al Futuro. Spero che vi siate intrattenuti in qualche modo, spero che abbiate capito qualcosa, perché è chiaro che chi è che non ha mai visto questi film, questo video non avrà assolutamente senso per queste persone. Quindi recuperatelo, prendetelo per quello che è, un film figlio del suo tempo, ma sappiate che il terzo film e l'inizio del secondo film non hanno assolutamente senso. Ciao a tutti ragazzi, seguite sempre il podcast del Cactus. Ciao belli! Vuoi sentire cosa sto ascoltando? È il podcast del Cactus, è figo! Sì, vabbè, ma non è che ho tutto questo tempo per ascoltare queste cose. Coglione! Ma annoio, la TV in mano dei vecchi del cazzo. Voglio star fresh e buttare quel telecomando. Fra metto in play podcast del cazzo. Ospiti succulenti, cultura, approfondimenti. Sì, Franz e Massoni Benny. Uno tsunami per aria di me. Podcast del cactus. Ti ascolta podcast del cactus.